Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di faretti LED da esterno RGB. Questo è il faretto RGB da 100 watt di cui vi parlo oggi e qua alle mie spalle ne vedete invece uno in funzione identico a questo. Si tratta di una coppia di faretti da 100 watt LED, quindi con un consumo veramente ridotto, perfetti da posizionare all'interno e all'esterno perché sono IP66 e quindi impermeabili a acqua, pioggia e neve. Ovviamente dobbiamo sempre prendere alcune accortezze quando andiamo a installare questi prodotti all'esterno, soprattutto se sono completamente esposti alla pioggia. Infatti all'interno del foglietto di istruzioni ci sono alcuni consigli su come andarli a montare e inoltre una cosa molto importante è che siccome questi faretti arrivano senza la spina, dovremo andare noi a dotare questo faretto di una spina impermeabile e questo è un fattore molto importante per evitare di andarli a bruciare al primo utilizzo. Nel mio caso io li vado a posizionare in un ambiente interno, come vedete qua alle mie spalle, quindi lascio qua sotto in descrizione, oltre al link di questo faretto, anche il link di una presa asciugo perfetta, sempre da utilizzare in interno, e vi lascio anche il link invece di una presa da utilizzare per esterno. Ma vediamo meglio nel dettaglio questi faretti, come funzionano, quali sono le loro caratteristiche e perché ve li consiglio e li ho scelti. Si tratta di faretti LED RGB, quindi in grado di generare sia luce bianca che luce colorata. E inoltre sono disponibili in diversi tagli, quindi 30 watt, 50 watt o 100 watt, che è quelli che vedete in questo momento in azione. Come probabilmente avete già notato, il faretto che ho qua installato cambia colore in modo automatico. Infatti dispongono di 4 effetti che possiamo andare ad attivare direttamente tramite il telecomando fornito in dotazione. Telecomando che, stando a quanto dicono le caratteristiche tecniche, supporta un range dai 6 agli 8 metri, l'unica cosa è che deve essere visibile. Infatti se in questo momento io vado a schiacciare, come vedete non funziona perché il faretto si trova esattamente dietro al mobile, quindi non riesce a ricevere il segnale del telecomando. Quindi 6-8 metri ma con la visibilità tra il telecomando e il faretto. Come vi dicevo, abbiamo 4 effetti a disposizione sul telecomando, che modalità flash, modalità strobo, modalità fade, modalità smooth. Con questi 4 effetti potremo quindi avere una variazione di luce automatica. Ad esempio, se andiamo a installare questi faretti all'interno, come nel mio caso, e stiamo organizzando una festa, potrebbe essere interessante posizionare il faretto in modalità fade, o magari se ascoltiamo della musica, metterlo in modalità strobo o in modalità flash per andare a caratterizzare maggiormente l'ambiente. Sempre poi tramite il telecomando potremo andare anche a dimmerare la potenza della luce. Vi faccio vedere adesso gli 11 livelli di luminosità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se vado a spegnerlo e poi lo vado a riaccendere, va a mantenere l'ultima informazione che avevamo dato. Quindi se abbiamo l'esigenza appunto di utilizzarlo in una colorazione principalmente, potremo andarlo a impostare dal telecomando, collegarlo a una presa intelligente e poi controllarlo tramite la presa intelligente via applicazione o via controllo vocale, lasciando appunto l'ultima impostazione decisa. Per quanto riguarda invece i colori, non so se riuscite a vedere bene il telecomando, ma abbiamo una varietà e ve li faccio vedere anche con una veloce carrellata per farvi vedere la resa cromatica di questo faretto. Nello specifico vi parlo di quello da 100 watt, che è quello che sto utilizzando io. Le dimensioni, come vedete, non sono compatte, ma è molto molto sottile. Infatti abbiamo 27 cm in larghezza, 21,5 in altezza e appena 3 cm in profondità. Quindi ultra sottile, ultra compatto. Nella parte posteriore è presente questa gambetta in alluminio pressofuso, come tutto il corpo nella parte posteriore, che permette di andare a raffreddare l'utilizzo del faretto, mentre invece è collegato appunto un cavo non troppo lungo. Qui avrei apprezzato o la possibilità di andare a sostituire direttamente il cavo, cosa che però per farla bisognerebbe aprire la struttura,
volendo appunto la possibilità di avere già la spina inclusa. Invece questo non è presente, quindi dovrete sempre acquistare anche una spina a parte. La staffa, anche se non sembra particolarmente resistente, dovrà supportare un peso veramente contenuto, perché il faretto è leggerissimo malgrado le sue dimensioni generose. Io al momento l'ho montato su una piccola staffa attaccata a parete e devo dire che con un semplice dado sono riuscito a bloccarlo in modo saldo. Per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento, si possono fare tramite il telecomando, ma ci sono altre modalità che potremo utilizzare per accendere e spegnere questo faretto, come ad esempio collegarlo a una presa intelligente. Io vi lascio il link qua sotto anche di una soluzione di questo tipo, o volendo potremo collegarlo ad Alexa e Google Home per controllarlo tramite il controllo vocale. Se vi interessa un video per sapere come andare a controllare con Alexa questa tipologia di faretti, fatemelo sapere con un commento qua sotto, che lo andrò a realizzare e vi farò vedere appunto come è semplice. Queste quindi sono le principali caratteristiche di questo faretto. Noi ne abbiamo acquistati due da posizionare ai lati nella nostra taverna. Con i 100 watt abbiamo sicuramente tantissima luce a disposizione, ma la possibilità poi di andarli a dimmerare ci permettono quindi di creare una luce soffusa o una fonte di luce più intensa in base alle necessità del momento. Personalmente mi sento assolutamente di consigliarvi quindi questo prodotto. Qua sotto in descrizione vi lascio il link per acquistarlo su Amazon al prezzo in offerta. Se li provate, fatemi sapere come vi trovate anche voi con un commento qua sotto. Se invece utilizzate altre tipologie di illuminazione, fatemelo sempre sapere con un commento qua sotto, sarà interessante creare uno scambio di informazioni. Se avete qualsiasi domanda potete lasciare un commento sotto il video, rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi sul canale per non perdere tutti i video che portiamo ogni settimana su Recensioni per Scegliere. Per questo video con i faretti da 100 watt RGB è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.